Giancarlo Giorgetti, 51 anni, nato in provincia di Varese, capogruppo alla Camera, vice segretario della Lega Nord, regista dominus delle politiche e delle strategie di Matteo Salvini. Uomo schivo, poco propenso ai media, interviene solo nei momenti chiave. Questo è uno di quelli. Ecco, onorevole Giorgetti, la pazza idea di Salvini Premier si avvicina? Sì, diciamo che abbiamo fatto tante tappe, manca l'ultimo tappone dolomitico, ma ci arriviamo. Questo murales che vede, che è apparso ieri a Roma, è stato subito cancellato. È la metafora di quello che capiterà o la fotografia di quello che è già capitato? È la fotografia di quello che è già capitato. Brunetta, interessante. Brunetta venerdì aveva detto: bocciare Romani è come bocciare Berlusconi. Per voi no, però. Perché? Per Brunetta, non per Berlusconi. Non per Berlusconi? No. Ah, l'ha mandato al massacro, no? Ma mi sembra che Berlusconi sia contento alla fine di come è andato a finire. Senta, ma perché voi avete posto il veto su Romani? Noi non abbiamo posto il veto, altri l'hanno posto e non ne abbiamo preso altro. Cioè siete andati a rimorchio dei 5 Stelle sostanzialmente? No, mi sembra che il gioco l'abbiamo condotto noi, certamente non i 5 Stelle, ma nell'interesse diffuso, non per nostro. Ma l'avevate davvero concordato con i 5 Stelle lo sgambetto a Berlusconi, come ha detto Berlusconi e non Brunetta? Assolutamente no. Quindi anche Berlusconi si è sbagliato, non aveva capito? Alla fine però ha capito che alla fine era interesse anche suo. Senta, ma è stato Salvini a voler ricucire l'altra sera o Berlusconi che ha fatto un passo indietro? Tutte e due. Insomma, chi ha chiamato chi? Salvini ha chiamato Berlusconi. E gli ha detto, dai, vediamoci, sì, che conviene a tutti e due. Sì. E chi ha fatto da pacere? Lei nella notte? La notte porta sempre il consiglio, non c'è bisogno di un protagonista. Niente protagonisti, la notte. La Meloni ha giocato un ruolo? Come tutti gli altri, in squadra. Alla pari? Sì. Ognuno per la sua quota, insomma. Esatto. Va bene. Senta, quindi possiamo dire che da oggi Salvini è di nuovo il capo del centrodestra. Lui è sempre stato dal 4 marzo in avanti. Sì, l'altro ieri c'è stato un momento incerto. Ma non è che l'ha deciso né Salvini né Berlusconi né la Meloni, l'hanno deciso gli italiani. Senta, per molti però il vero vincitore della partita è lei, cioè il Richelieu di Salvini. Si riconosce un po' in questo ruolo? No? Richelieu, non so, non conosco la figura storica, ma potrebbe anche darsi che mi ritrovo nell'uovo. Non sono il vincitore, però... Insomma, una mano l'ha data. Sì, una mano l'ha data, sì. Senta, ma come si fa, come è capitato venerdì, nella stessa giornata, a dire tutto il contrario di tutto? No, chi è che ha detto? Noi abbiamo sempre detto dall'inizio, da qualche giorno, che una Camera doveva andare ai 5 Stelle e una al centrodestra e quindi... Ma nella giornata di venerdì però, insomma, appunto, Brunetta si parlava per conto suo. Il fine giustifica i mezzi. Ok, cioè le parole contano o non contano in politica? Perché questo è un problema serio. Poco. Contano poco. Contano poco. Cosa conta? La parola data conta molto, nel lungo termine però. Lei di questi cambi di scena improvvisi a proposito di Lega, quanti ne ha già visti? Abbastanza. E cioè da Bossi che cosa ha imparato a questo proposito? Molto. Mi ha fatto capire che la politica è una partita a scacchi, bisogna calcolare fino alla 30ª mossa. Voi avete mandato voi Bossi da Berlusconi per calmarlo un po' l'altra sera o c'è andato di suo? No, Bossi decide lui e è andato lui di sua spunta. È di Bossi il voto che mancava al Senato? No, non penso. Davvero no, non pensa? No. Ma cosa rappresenta per lei Bossi oggi? Cioè, cosa le ha insegnato di importante? Un maestro politico. Un maestro politico, un esempio. Senta Giorgetti, da sindaco di un paesino nella provincia di Varese, l'abbiamo detto, lei ha detto: mi sono ritrovato nella Lega senza nemmeno accorgermi. Cioè... Semplicemente perché era di fatto l'espressione della nostra cultura, la cultura di strapaese, di un piccolo comune, di gente semplice, di una famiglia semplice che sentiva prima democristiani e poi leghisti. Che sentiva finalmente qualcuno che diceva quello che hanno sempre pensato. È stato bossiano, si è capito, con Bossi era in auge, poi però anche maroniano, poi salviniano. Perché? Perché c'è una continuità, lei vede una continuità? No, c'è una continuità di un movimento politico che sa seguire la società e mettersi al servizio della comunità per cui è nata. E quella è la continuità dei leader? Assolutamente sì. Senta, ma come mai a un certo punto ha deciso di puntare su Salvini? Perché era... Perché la politica stava cambiando e la gente a cui noi parlavamo cambiava faccia e aspetto.
E quindi serviva qualcuno che non parlasse, tra virgolette, il dialetto, ma sapesse usare i nuovi mezzi di comunicazione e il nuovo modo di comunicare. E Salvini è un campione in questo. Maroni però ha parlato di metodi stalinisti nei suoi confronti. Diciamo che i metodi stalinisti facevano parte del bagaglio politico di Umberto Bossi. Ah, cioè Bossi ve l'ha insegnato a tutti? Assolutamente sì, anche a Maroni probabilmente. Anche a Maroni, anche a Salvini? Certo. Anche a lei? Certo. Tutti stalinisti? No. Cioè, ha vinto da morto adesso. Senta, lei è un leghista anomalo comunque, come formazione laurea alla Bocconi, entratura nell'alta finanza, amicizie che contano, Draghi, Bassanini, eccetera. Ecco, questi mondi cosa pensano della Lega di Salvini? Cioè Draghi, lei ha parlato di Draghi, con Draghi di Salvini. Sì, nel senso che sono molto curioso di capire come quegli animali esotici, no? Così che animali di razza non facilmente domesticabili, ma di razza. Di razza non domesticabili. Il suo fare è discreto, abbastanza, è sempre stato abbastanza lontano dai media, dalle telecamere. Le ha permesso di essere un personaggio centrale, lo dicono tutti, nel sistema politico italiano. Eppure tanti in passato le hanno chiesto di fare il capo, il segretario del partito, lei non ha mai accettato. Perché? Perché sempre un passo indietro? Perché sono più utile in un altro ruolo. Ah. In una squadra di calcio ci sono tanti ruoli, sono quelli che giocano centravanti perché gli piace segnare. Io giocavo in porta, quindi ho capito che ogni ruolo è importante. È importante. Ecco, oggi tutte la danno premier, è una cosa possibile o no? No, mi sembra assolutamente impossibile. Cioè, fa ridere. Non mi conosce nessuno, giustamente non mi voterebbe neanche nessuno. Ma per essere premier non è che bisogna essere votati da tanti milioni di persone. Beh, forse però il concetto che uno deve essere votato è importante. È importante. Senta, come premier no, allora diciamo che premier non lo farà. Però, ministro del tesoro di un governo Salvini potrebbe essere, facciamo questo gioco, se dovesse andare diciamo in Europa... Diciamo che più che il tesoro c'è di debito qui, quindi il tesoro una volta, adesso vabbè, ministro del debito che è appunto importante, ma se lei dovesse andare in Europa a spiegare come si fa a fare insieme la flat tax... E il 15%, la flat tax al 15%, l'abolizione del Fornero, cosa gli direbbe? Come glielo spiega? E dico che in Italia bisogna creare del lavoro per i giovani, per creare lavoro bisogna creare lo spirito imprenditoriale o ricrearlo, in modo che gli italiani abbiano voglia di lavorare, di creare impresa. Quindi e la flat tax e l'abolizione del Fornero è per sono far lavorare. Perfetto, esatto, sì, come però... dice la Costituzione italiana all'articolo 1. Non tutto insieme. Anche tutti insieme. Anche, senta, guardi questo numero qua. Questo numero, sì. È il numero del debito pubblico. Allora, si può bisognerà ridurlo sto debito pubblico, no? In qualche modo, sì o sì. No? Sì. Sì. Allora, debito pubblico, riduzione della la flat tax al 15%, la Fornero ci sta tutto insieme, Guardi, il debito, se uno è ricco può permetterselo di pagare, se non è ricco non lo paga. Quindi, ho capito, lei dice debito pubblico lo paghiamo. Bisogna creare ricchezza, bisogna creare reddito per poter mantenere il debito, quindi il concetto di debito è molto relativo, è connesso al reddito che uno produce. Ah, certo. Se un poveraccio ha 10.000 euro di debito è tantissimo, se uno come lei ha 10.000 euro di debito credo che lo possa mantenere. Uno come mantenere. Lei, va bene, ok. Senta, a Bruxelles sono convinti però invece che senza la Fornero i conti pubblici dell'Italia sarebbero andati a fondo. Si sbagliano? Diciamo che nella fase storica c'era questo tipo di impostazione. Il sistema pensionistico italiano credo che sia il più rigido in questo senso sotto l'aspetto finanziario ormai d'Europa e del mondo. Quindi è servita, diciamo, in quel momento? È servita per placare i cosiddetti mercati. Ha creato però un'ingiustizia sociale in qualche caso eccessivamente pronunciata. Senta, ma c'è compatibilità fra le vostre proposte economiche e quelle dei 5 Stelle? Parzialmente sì. Su cosa? Ad esempio questo benedetto reddito di cittadinanza. Se è una misura universalistica per sostituire la pensione, una pensione di viabilità, non ha assolutamente senso. Se è un qualche cosa che orienti e incentivi in qualche modo la ricerca del lavoro, è qualche cosa che può essere in qualche modo valutato. Quindi gradualmente, insomma, anche lì una cosa da studiare bene. Insomma. Ma anche perché in Italia c'è tutto un sistema di ammortizzatori sociali totalmente scoordinato, la cassa integrazione, il sussidio di disoccupazione, eccetera. Io credo che in qualche modo rendere trasparente tutto questo è comunque utile. Ma i conti li avete fatti voi? Sì. Li stiamo facendo. Li stiamo facendo. Beh, certo, se andate al governo è meglio farli in fretta. Infatti, ma siccome andiamo al governo... Dato che deve fare il ministro del debito invece che del tesoro... Esatto. No, io questo non l'ho detto, l'ha detto lei. Io non sono assolutamente interessato a fare il ministro del debito. Senta, ma voi a che cosa sareste disposti a rinunciare pur di fare il governo con i grillini? Delle vostre proposte identificanti?
Io penso che su tre cose noi non possiamo rinunciare. Un atteggiamento diverso in Europa dell'Italia per difendere gli interessi italiani. Il tema dell'immigrazione è una politica di rigore. Secondo, terzo in economia, questa vicenda della flat tax o comunque una politica di incentivo fiscale al lavoro, alla produzione in questo momento è indispensabile. Se non facciamo lo shock fiscale non andiamo a nessuna parte. Ma è allora il punto di contrasto vero che per voi non è superabile con i grillini qual è? Diciamo che con i grillini certi temi è meglio non trattarli. Tipo? E no, ad esempio la vicenda dello Ius Soli non ne parliamo più, diciamo che non è di attualità. L'unico punto di contrasto? No, ho fatto un esempio. Ne faccia due. Ho detto prima quello che potrebbe essere un punto di contrasto del reddito di cittadinanza, vediamo di declinarlo in un altro modo, magari possiamo superare la diversità di divisione. Ecco, ma se non riuscite a superare queste cose con i grillini Di Maio Lega. Cominciamo a dire col fatto che il 37% degli italiani hanno una coalizione su cui si trova d'accordo. No, ma voglio dire. Dico, 36% per arrivare a 51 ne mancano, se non ci sono i grillini ci vuole qualche cos'altro. Ecco, con chi pensa che si può... questo qualcos'altro cosa può essere per arrivare al 51? In Parlamento c'è tanta gente eletta nei collegi uninominali che magari ha messo qualcosa di suo. Quindi magari degli amministratori locali, delle persone che possono condividere quello che sarà il programma che Salvini proporrà per il governo. Sì. Certo. Certo. Quindi immagino che sarà incaricato. Sì, lei dice quindi in questo Parlamento che ritorna centrale, che questo è il dato nuovo di questa legislatura. L'ha detto anche il Presidente Fico proprio oggi. Assolutamente, ritorna centrale. In questo Parlamento centrale, dove ci sono molti eletti all'uninominale, quindi ancora più liberi, se possiamo dire così, no? Dagli obblighi proprio stretto di partito. Forse ci possono essere delle sorprese. Diciamo che ci rivolgiamo non ai responsabili, ma a chi ragiona. Per il bene del Paese. Ai singoli deputati, diciamo. Sì. Ecco. Ma pensa che sarà quindi il Parlamento che potrà dare molte sorprese? Speriamo che per arrivare a quel 51 dal 36. Io ci spero, sì. Va bene. Senta, ma avete avuto paura voi leghisti, di essere trascinati o comunque di essere sotto un accordo Renzi-Berlusconi, di cui si è parlato tanto, o no? Sì, paura. Senso, sì. No, non ho paura, no. No, vabbè, paura mai. In politica non bisogna avere paura. Era un qualche cosa che noi temevate. Non volevate. Esatto, abbiamo fatto in modo di evitare. Soprattutto diciamo che gli italiani votando. Ci hanno pensato il popolo italiano, certo. Sì. Senta, ma lei pensa davvero che Renzi starà 2 anni zitto, come ha detto? No. No, opererà. Beh, per carattere. Ma lei quanti deputati pensa che abbia Renzi? Perché poi un problema è uno di quelli, quello è uno dei problemi centrali. Non ha idea? No, ho idea, nel senso che le liste normalmente le fa segretario in carica. Quindi dice se le ha fatte bene ne avrà parecchi. Sì, ce li aveva anche Bersani 5 anni. È vero. Senta, il governatore della Liguria, Toti, dice però Matteo deve stare attento perché il primo governo Salvini non può nascere con un pasticcio. Ha ragione o no? Sì, ha ragione. Senta, ma quando l'altro giorno lei è andato con Salvini all'ambasciata americana, avete parlato della possibilità del governo Salvini Di Maio? No. Sembrava che gli americani sapessero già tutto. Ah, lo sapevano? Vi hanno dato delle notizie loro? No, nel senso che pensavano che Salvini fosse praticamente già in carica, o comunque lo sarebbe diventato. Ah, lo davano per scontato. E lo davano per scontato con Di Maio? Non lo so, bisogna chiedere a Di Maio quando è andato lui. No, ma quando siete andati voi, intanto... No, non hanno voluto parlare dei 5 Stelle. Ah, niente, solo di voi hanno parlato. Tavoli separati. Avrà detto anche a loro la stessa cosa, se lo aspettavano. Può darsi. Senta, ma qual è stato il tema principale dell'incontro, fuori di là dello scherzo? Sicuramente c'era un grande interesse sull'atteggiamento della Lega nei confronti dell'Europa e nei rapporti con gli Stati Uniti e con la Russia. E con la NATO, quindi. Ovviamente, sì. Ovviamente. E voi cosa avete detto? Tranquilli? Ok. Tranquilli, no, ok, okay no. Tranquilli no, però no. Tranquilli. Ma abbiamo ovviamente ribadito, comunque ci siamo confrontati sul tema delle sanzioni alla Russia, su cui siamo oggettivamente in disaccordo. Non siamo totalmente d'accordo. Non totalmente d'accordo. Quindi non in disaccordo, non totalmente d'accordo. Diciamo la forma vagamente democristiana. Quindi diciamo America first, anche per voi. Insomma, Trump di America first vi piace? Sì. Su cosa soprattutto vi piace? No, ci piace perché la pazzidea di cui parlavo all'inizio ci è venuta proprio assistendo a un comizio di Trump, nel momento in cui Trump non aveva neanche la nomination del Partito Repubblicano e sembrava che non potesse neppure averla. Quindi ha detto, se ce l'ha fatta lui possiamo farci anche noi. Mi sembra una buona idea.
Senta, anche Putin però è per Russia first e sì, anche Salvini è per Italia first. Sì. Quindi siamo tutti e tre nazionalismi che però si devono conciliare in qualche modo. Sì, diciamo che i nazionalismi dei secoli scorsi non è che sono dei modi di riferimento, però anche il globalismo di adesso non è che va molto bene, no? Va un po' corretto. Un po', sì. Alla fine la Lega però, dovendo scegliere, guarda più a Putin o a Washington? Per l'economia a Washington, per il sistema dei valori magari alla Russia, perché diciamo così, che Putin affascina, cerca la chiarezza delle idee su certi temi, quindi... Beh, poi ha un rapporto con la Chiesa ortodossa strettissimo. Beh, è stato furbo. Il contrario di Stalin. Esatto, diciamo così, che Putin è stato esaltato dalla Chiesa ortodossa e Putin ha esaltato la Chiesa ortodossa, un favore reciproco. Si sono aiutati. Senta, comunque le sanzioni della Russia quindi vanno cancellate subito. Vanno sicuramente ridiscusse. Ridiscusse o cancellate? No, ridiscusse perché quello che appunto è sortito dall'incontro con gli amici americani è che loro ci spiegheranno il motivo per cui pensano che debbano essere portate avanti. E noi verificheremo se sono efficaci a produrre qualche risultato. Noi non pensiamo che i russi si ritirino... Per l'Italia sicuramente i risultati tutti danni. D'accordo. Per gli americani niente. Ho capito, quindi... io non penso che in qualche modo i russi si ritirino dalla Crimea in relazione alle sanzioni nei loro confronti. Proprio affatto. A parte che dovrebbe avere senso che si ritirino dalla Crimea, può darsi che non ce l'abbia. No, la Crimea no, forse dall'Ucraina sì. No, ho detto Crimea. Lei ha detto Crimea, io ho detto Crimea. La Crimea è diversa dall'Ucraina. Certo. Ecco. Ma qual è la principale qualità di Salvini, secondo lei? La genuina sfrontatezza. Genuina sfrontatezza. È un difetto? È un po' permaloso ogni tanto. E Berlusconi la sua qualità principale? È un buono, che è un po' un difetto in politica. Quindi politica quindi è buono e qualità e difetto insieme. Cioè, quello che dice lui di se stesso, potrebbe essere berlusconiano quasi. Senta, Salvini dice il 3% del rapporto debito-PIL va bene, se non ostacola però le nostre politiche. Ecco, se non pazienza non c'è importa niente. Continuerete a parlare così in Europa, Credo che sia la base per cui ci si debba mettere al tavolo. E poi naturalmente in questa situazione, in ogni contesto internazionale, il negoziato produce un compromesso. Certo, naturalmente. Senta cosa ha detto Salvini della Merkel e di Macron. Era campagna elettorale, però senta un po'. Macron e la Merkel hanno detto che sono preoccupati. Penso che dormirò lo stesso. Sono battute della campagna elettorale ancora? Sono battute tipicamente di Salvini, giustamente una genuina sfrontatezza. Genuina sfrontatezza, insomma una linea. Senta, De Gasperi, non so se... Sì, dice qualcosa. Diceva sempre che in campagna elettorale bisognerebbe promettere meno di quello che si potrà mantenere. Oggi una linea così uno non viene eletto neanche in un consiglio comunale, d'accordo? Assolutamente sì. È colpa della televisione? Eh? Anche. Anche, molto o anche? Molto e adesso anche dei social. Anche dei social? Sì, perché la memoria si è persa, quindi uno non si ricorda più dopo due giorni cosa ha detto. C'è un'inflazione di parole, di pronunciamenti che... La colonna sonora di rumore, esatto, invece che di parole. E magari bisognerebbe studiare un po' di più e parlare un po' di meno. Sono assolutamente d'accordo. Ah, va bene. Senta, ma se lei dovesse dirmi tre nomi di politici del Novecento cui piacerebbe pensare in qualche modo di averlo nel suo Gotham, di essersi ispirato, insomma, in qualche modo avere una relazione, chi mi direbbe? Don Sturzo, Craxi e Bossi. Non c'entrano niente l'uno con quell'altro. No. Ma c'è un senso. Insomma, c'è un senso, c'è un senso. Senta, lei ha detto, sono per il gioco di squadra, l'ha detto, l'ha ripetuto, portiere, più di squadra di così. Cerco di essere utile ma non spittono per apparire. Ecco, è una cosa che pensa, che spera che duri nel suo DNA. Spero di sì perché fa parte del mio DNA. Quanti ne ha visti perdere la testa per il potere? Tanti. Tanti? E un certo disincanto rispetto al potere è un elemento di grande forza per quando si fa politica. Senta, le faccio un'ultima domanda. Lei se la metterebbe una felpa come Salvini? Beh, lei non mi ha mai visto quando vado a tifare Southampton in Inghilterra. Allora. Ah, vabbè, ma quello è diverso, proprio uno stadio chiuso. In giro per l'Italia non l'ho visto. No, vabbè. No, vabbè, ok.
Perché Southampton? Perché quando uno è piccolo, è un bambino, sceglie, si innamora di qualcosa, non c'è una spiegazione razionale. Ma com'è che l'ha scelto? La vedeva la televisione, cosa faceva? Dov'è che l'ha vista? Perché Southampton? Detto, da quel paesino di Varese, Southampton. A Subbuteo, no? A Subbuteo, c'erano tutte le squadre, se ricordo. Certo. E c'era la guerra, ha detto, beh, cosa spendo io? Southampton. È rimasto a vedere una cosa che non ha mai visto, che non conosceva. Certo, e poi da grande finalmente ho potuto frequentare. È rimasto deluso o no? Ho vissuto degli momenti indimenticabili, tante sconfitte, ma qualche vittoria indimenticabile, sì. Grazie.